Ciao a tutti, sono Alessandra di Dallogiocattoli.it, questo è il nostro negozio Dallo Giocattoli storico e oggi vi presentiamo insieme a Stefania un gioco bellissimo della ditta Mancalamaro. È un gioco di società che si chiama La Casa sull'Albero. È divertentissimo, si può giocare da 2 a 5 giocatori, l'età di partenza è 8 anni e non dura neanche tantissimo. Prego. Lo svolgimento è molto semplice, l'obiettivo del gioco è costruire la tua casa sull'albero facendo il maggior numero dei punti. Come si fa? Ci sono una serie di carte, su queste carte sono riportati, ci sono due piani e sono riportati dei valori con colori diversi. Per poter mettere i vari piani dovrai mettere un piano e a seguire potrai mettere un piano che abbia o lo stesso valore o lo stesso colore. Se nel caso tu non abbia la carta giusta, puoi girare le carte e abbiamo questa parte qui che ha due numeri grigi ed è una sorta di jolly, lo puoi mettere come piano e a seguire potrai metterci qualsiasi tipo di carta. Perfetto. Svolgimento del gioco, si mischiano le carte, Giochiamo. giochiamo, Esatto. ok, siamo in due, quindi si danno il primo giocatore, che in questo caso sarai tu, Sì. E pesca due carte, ovvero tante carte quante sono il numero di giocatori, non più te le faccio vedere, un'altra giusto? carta. Scegli la tua carta Sì. e la posizione, inizia a posizionare il primo piano dell'albero. Primo piano dell'albero, io direi di giocare questa carta qui. Perfetto. A questo punto mi passi le Ah, te carte, le ripasso. io pesco la carta e anche io posizionerò il mio primo piano dell'albero. Questo è il mio e questo è il tuo. Esatto. Ok, allora tocca a me. Quindi metto questa carta perché è verde qua e ti Perfetto. passo le carte. Benissimo, adesso tocca a me. E dobbiamo fare 7 piani, mi hai detto, Sono di 7 round, carte. quindi saranno Sì. Perfetto. 7 carte posizionate. A questo punto io metto giù il 3 perché Perché hai il mi 3. corrisponde il 3. Perfetto. Vedo già che stai facendo più punti di me, quindi devo fare qualcosa. Allora, io questa carta ce l'ho e metto questa. Perfetto, allora, beh, io a questo punto proseguo con la questione del 3. Ecco, quindi già sai come andrà a finire la partita, Beh, mi no? sembra Ti ho normale. avvertita prima e quindi tocca a Ah, te. qui passiamo alle minacce, ma io invece non cederò alle minacce e E continuerò per la mia continua col strada. 3 e questi due a me mi faranno perdere questi due, quindi cambiamo la sorte. Perfetto. Ah, adesso la sorte è avversa a me e quindi io metterò, come abbiamo detto, Il jolly. girando la carta, questa fun ah, funzione di Perché jolly. non hai nessuna carta No, da. purtroppo no. Ma se tu ce l'avessi e volessi comunque mettere il jolly, lo potresti Potrei fare? farlo perché magari ho carte di valore troppo basso e invece voglio Vuoi cambiare. cambiare la Esatto. sorte? E quindi io che faccio? Metto questa carta qua. Recupero, diciamo. È un gioco al recupero del Questo. punteggio. Vabbè, io proseguo col 3, vai. Questo è il. E questa dovrebbe Siamo essere all'ultima, sì. l'ultima. Accidenti, Vediamo un po'. Oh, cioè, non potevo che pescare questa carta, Stefania. però. Tocca a te. Tocca a me. Non posso chiudere in bellezza e quindi. A questo punto potremmo posizionare. Tu hai detto, hai Ah, scelto ok, i io ho nostri scelto il tetti. mio tetto giallo e rosso che lo vado a mettere qui. E Perfetto. E tu io metto il quello mio. del pirata. E possiamo procedere con il conteggio dei punti. Perfetto. Quindi a questo punto. Ti scopri la prima che era coperta. Esatto, e quindi iniziamo a contare i punti. Conta prima tu, vediamo chi vince. 5 più 6, 11, più 6, 17, più 6, 23, più 4, 27, 27 più 6, 33 e 4, 37. 37, io invece ho fatto 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 33, 37, 41. Oh, il mio posto di Abbiamo. lavoro è Il tuo salvo posto di perché. lavoro è salvo, Bene, esatto. perfetto. Si può fare anche una variante per rendere più difficile il gioco. Si possono pescare le cosiddette carte obiettivo. Sulle carte obiettivo sono riportati degli obiettivi particolari, come ad esempio in questo caso puoi prendere 5 punti in più se metti insieme il maggior numero di piani con lo stesso colore. Questo è un'aggiunta quando il gioco ormai è diventato troppo semplice e si vuole passare a livello superiore. Molto bello, ci Bene, accedo. io direi che adesso faremo la rivincita perché.
certo, dobbiamo assolutamente pareggiare. Certo. E quindi buon gioco invece a chi giocherà dopo di noi. E allora arrivederci al prossimo gioco da Otello Giocattoli insieme a Stefania e Mancalamaro.